Es Federico Fellini, creador de mundos, inventor de una nueva manera de decirnos y de comunicarnos, una serie de reflexiones profundas acerca del hombre, de la soledad del alma humana, una indagación persistente y tenaz en cuanto a la conducta del hombre sobre la tierra. Fellini ha venido aquí prestándose gustosamente a un diálogo que va a ser un poco una reflexión acerca de su vida y de su obra y nos sentimos ciertamente muy felices de que un personaje de este talante, de esta categoría universal, esté aquí dispuesto a regalarnos unos minutos de verdadera fiesta. Maestro, muchas gracias. Vamos a hablar un poco, si le parece, acerca de su manera. Per ir entrando lentamente in materia, de sua maniera di concepire il cine, che è il cine para Federico Fellini? Io, mh, questa, questa domanda, che mi è stata fatta molte volte, non ha ancora trovato in me una risposta intelligente e spirituosa. Quindi, vediamo un po' se qui in Spagna, qui a Madrid, mi viene un modo di definire che cos'è il cinema per me. Il cinema per me è il mio modo più, più naturale di, di realizzarmi. Eh, sono io, è la mia vita, insomma. Non vorrei che questo suonasse presuntuoso, voglio dire che mi sembra che il cinematografo per me rappresenti così una, la realizzazione di una spontanea inclinazione a, a realizzarmi. Insomma. È anche un grande alibi, come ho spesso dichiarato. Un alibi nel senso che mentre faccio i film mi sembra che tutte quelle responsabilità, quegli impegni di tipo sociale, sentimentale, che uno ha verso la vita, verso gli altri, verso se stessi, vengano provvidenzialmente arrestati, perché io sto lavorando, quindi non posso occuparmi né delle tasse, né, né, né di certi impegni così, o, o certe fedeltà ideologiche, perché devo fare il mio lavoro. Quindi anche questo senso di irresponsabilità verso tutti quegli impegni insomma, della vita eh, crea una situazione di provvisorietà cronica, ormai perché dura tanti anni, che mi rende abbastanza sereno. Insomma. Quindi il cinema è il mio modo di, di vivere, il cinema è il mio modo di risolvere quotidianamente. la jornada y de dar un sentido vago, impreciso, pero comunque bastante confortante, porque mi es congenial, a mi vida. Felini nos ha dicho que el cine es su manera de expresarse, su manera natural de realizarse, es también al propio tiempo una coartada para estar lejos y olvidado de las necesidades y de las exigencias de la vida cotidiana, de todas las cosas que por lo general son siempre eh, más o menos ingratas para afrontarlas y mientras él está trabajando él ignora que todo eso existe y sigue viviendo así en este estado de provisoriedad crónica. Maestro Fellini. Ha traducido bien. bien. Gracias. Maestro Fellini, ¿el cine de Fellini es el único cine que le interesa a usted? Dicono che usted solo va a vedere pellicola Stefellini. Ma questa domanda cosa tende a, a farmi dire se vado al cinematografo, se vado al cinema? Sì. In... No, Devo fare una dichiarazione un pochino morti mortificante. Insomma, non, è, non mi viene in mente andare al cinema, è una specie di, di rituale, di, di abitudine che ha quasi cessato di esistere da quando ho cominciato a, a fare il cinema. Io personalmente, non, non so, forse si potrà spiegare con la psicanalisi questo mio atteggiamento di, di, di disinteresse, tutto sommato, ma che non vorrei che fossi scambiato per una forma così a, a aristocratica e, e, e sdegnante de, del lavoro degli altri. È proprio un mio limite, non, non, non mi sento spinto e incuriosito. Sì, certamente conosco il lavoro di, di molti miei colleghi, ma non credo che sia necessario vedere tutto quello che gli altri fanno per poter stimare e, e, e valutare e apprezzare un, un collega o un autore. Sì, certamente qualche volta, qualche film lo vedo, ma è una domanda che mi pone sempre in uno stato così di imbarazzo perché. Da una parte, eh, una dichiarazione de di questo genere può sembrare presuntuosa e anche un po' irritante. E dall'altra però, se dicessi il contrario direi una bugia, quindi Está claro che eh, Fellini se siente embarasado ante una pregunta que solo tiene para él una respuesta honesta e sincera. No tiene costumbre de ir al cine porque non le apetece, porque mm. non tiene ganas de ir al cine. Esa es una limitación suya personal, non es un acto de, de, de presunción mm. en el hecho de que pueda considerar que la labor de los demás no es digna de ser considerada. Él conoce la obra de muchos de sus colegas que estima y que aprecia sinceramente. Y, y hablando del cine, cuando dirige Fellini parece que aparte del espectáculo cinematográfico propio hay un espectáculo Fellini. Felini direttore, eh, è un, un mago, è un prestidigitatore, è un uomo che sta inventando, improvvisando, interpretando mm. un po' il papel degli attori, suggerendo soluzioni di urgenza. Io non sono andato mai a vedermi girare, quindi non... è un pochino difficile rispondere a questa domanda. No? Vivo il mio, il mio, la mia professione, il mio mestiere, con una identificazione completa, quindi... Mm questo aspetto così un pochino da da da, da ciarlatanesco da, da salto in banco credo che, che mi competa come compete ad ogni uomo di spettacolo questa estroversione totale Insomma, credo che non ho possibilità di distaccarmi e, e, e di guardarmi di fianco mentre lavoro mi sembra di essere completamente identificato e succhiato travolto con, con gioia con rabbia con eh, con la cosa sì. in, in quello che sto facendo. Quindi posso immaginare che vedermi al lavoro possa suggerire l'idea così di, di un po' clownesca, di, di un istrione, di un esibizionista, ma credo che questo faccia parte proprio del, del, dell'atmosfera del lavoro, anche un chirurgo quando sta facendo la sua operazione, ha cioè una serie di gesti ritualistici che, che possono essere interpretati come. una especie de performance, de interpretación del trabajo de cirujano. Hay un ritual tanto en el trabajo del cirujano y en la atmósfera en que se desenvuelve como en la del propio director de un espectáculo cinematográfico, es lo que nos dice Fellini. También dicen que usted no ve ni siquiera cine de Fellini y que no le gusta ver la proyección diaria, cotidiana del material rodado el día anterior. Ah, ¿Es sí. cierto? <coughs> sí. In effetti questo modo di fare che allarma e spaventa naturalmente i produttori e gli organizzatori generali perché vorrebbero poter decidere con, eh, consapevolmente eh, la, la, la distruzione di un ambiente, decidere che quello che ho fatto è stato controllato e visto in proiezione. La mia tendenza, tranne in certi casi proprio dove non posso farne a meno, la mia tendenza sarebbe quella di non andare a verificare ogni giorno quello che ho fatto il giorno prima, perché mi sembra pericoloso, mi sembra pericoloso in questo senso. Uno deve tentare di realizzare il film che ha in testa, cioè il film come lo ha visto. Andando continuamente in proiezione uno si trova a controllare, a verificare il film che sta facendo, non quello, quello che voleva pensare. fare. Mm -hmm. Allora un po' per volta il punto di vista originale, cioè la, la fedeltà alla visione o alla fantasia, al, al sentimento, a, al turbamento, alle intenzioni originarie, un pochino per volta si, si sfocano perché eh, uno comincia a vedere che le cose non sono poi esattissimamente come voleva farle. E questo mi sembra che possa portare una pericolosa correzione di fuoco. Per cui la mia tendenza sarebbe quella di, non, di finire il film e poi di vedere tutto in proiezione, accettando le cose per quello che sono, senza poi tentare di voler rifare. Io non credo di aver mai rifatto una scena. Non perché consideri quello che faccio qualche cosa di perfetto, tutt'altro, ma perché penso che un'opera un, un, un è vitale anche per i, suoi, per i suoi difetti, per i suoi errori. Insomma, una creatura umana ha. Carattere e personalità, proprio per un insieme di inesattezze, di deformazioni, di, 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 di fatti sgangherati. Ecco, così penso che debba essere anche un'opera che è la rappresentazione di una creatura umana, insomma, cioè di, di una persona. Entendiamo a Fellini perfettamente che non gusta di vedere la proiezione giorno, perché generalmente la proiezione eh, è differente, è altro enfoque. Hay una corrección del enfoque o del foco en cuanto a la película que él pensaba hacer y la que está haciendo realmente. Él prefiere ver la película cuando está ya toda terminada y entonces, generalmente, nunca ha repetido una escena porque considera que toda obra eh, es tan viva, está tan viva con sus errores y con sus imperfecciones como cualquier criatura humana. ¿Cómo nace en Fellini la idea de un filme? ma questa è una domanda alla quale mi è quasi impossibile rispondere io di solito dico che l'idea di un film nasce perché firmo un contratto prendo un anticipo, poi non lo voglio restituire e allora mi tocca fare il film Quindi, ma questa qui che può sembrare una battuta così spiritosa è invece proprio, mi pare che sia la vera, autentica e eh, onesta mh, messa in moto di questo fatto di, di, di scarico di energie io penso che per il tipo così che si, si, si definisce creativo, insomma per il tipo, diciamo, artista, usiamo questa definizione infame, penso, eh, specialmente italiano, penso che ehm, sia molto stimolante, condizionante, forse per ricordi atavo, atavici, l'imposizione di una qualche autorità, in questo caso il contratto con il produttore. Forse perché appunto nel Quattrocento eh, i papi, i, i granduchi, i principi, obbligavano il pittore o, o il poeta a comporre un affresco o, o un madrigale, altrimenti non avrebbero dato da mangiare, non avrebbero pagato. Ecco, questo condizionamento mi sembra che faccia proprio parte di un certo archetipo così psicologico di quello appunto che si definisce artista. Per cui io penso che la libertà totale, cioè l'attesa delle coincidenze, di ispirazione, eh, sia pericolosa per, per un creativo e che sia necessario invece proprio una specie di, di condizionamento, di ordine, di, di, di imposizione, perché questo crea una, anche un atteggiamento di, di ribellione, anche un atteggiamento di rivolta, anche dell'odio. C'è anche bisogno di odiare per poter mettere in moto queste energie. No? Quindi quando lei mi domanda come nascono le idee, da un punto di vista così eh, pratico, um, pertinente, eh, penso che il contratto e l'anticipo soprattutto sia quello determinante. Poi la nascita vera è qualcosa che si perde così proprio nelle stagioni della tua vita, non, non lo so, tutto concorre. Mi dispiace di chiacchierare un po' a lungo, forse la metto in no, difficoltà. No, sta, sta Bueno, Felini ha explicado de una manera ingeniosa y aunque, aunque luego aclaró que parece una respuesta ingeniosa, pero es lo cierto que un film nace desde el momento en que firma un contrato con un productor, recibe un anticipo y luego no lo quiere restituir. Entonces ya hay una obligación, hay una necesidad de trabajar y de hacerlo. Y aunque eso en cierto modo despierta también una sensación de... Eh, de de molestia de sentirse constreñido a hacer una cosa por otra parte está obligado a hacerla y entonces discurre sobre ese camino Ha dicho siempre Feldini que es un pésimo viajero ¿Un pésimo? Viajero. Viajatore. Viajatore. Que le gusta más estar en Roma, que le gusta vivir en la en la católica Italia. ¿Por qué esa falta? ¿Por qué no necesita usted Come la maggioria los directores di stimoli exteriores, di esa, esa fuga che è il viaggio, di ese encuentro di altre cose. Ah, perché è così, non saprei dare una definizione. Di solito sì, sono un pessimo viaggiatore, viaggio malvolentieri. Venuto perché non capisco niente appena sono fuori, non, non ritorno con piccoli dettagli inutili e strazianti di solito, che mi creano problemi, rimorsi, pastigli. Regresa di tutto los viajes solo con alcune idee. Piccoli, piccoli dettagli, sì. Inutili, ripeto, di solito così, che mi malinconisco. E poi perché probabilmente... Perché il suo mondo sta in Italia? Mh, sì, più certamente, claro. che sono italiano, quindi certe radici sono in quell'atmosfera lì, sono in quel contesto lì, non, non, ho, non ho riportato, dal... certo qualche viaggio l'ho fatto, sono andato a Ostia che è un piccolo paesino vicino a Roma, Viterbo a 100 km, no sto scherzando, qualche viaggio l'ho fatto, ma non mi sembra di aver riportato da questi viaggi proprio fuori dal mio paese qualche cosa di particolarmente nutriente per me, è un limite anche questo insomma. Probabilmente l'estraniamento mi diventa così un pochino eh, pericoloso. Non mi ricordo quale psicanalista ha detto appunto che il viaggiare, cioè uscire fisicamente da, 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 dai minti protettivi, da quei punti di riferimento dentro i quali si è svolta la propria vita, è proprio affrontare l'inconscio, cioè affrontare quella parte oscura, misteriosa e, e terrorizzante di se stessi. Può darsi appunto che il viaggio fisicamente fatto, topograficamente, geograficamente fatto, mi riproponga questa specie di insicurezza, questa specie di eh, dimensione sconosciuta nella quale mi sento allarmato e... El viaje para Fellini es un poco como huir de la realidad cotidiana, salirse de, del dominio de lo que es de la seguridad, de lo conocido, y por otra parte arriesgarse en un mundo en el que hay una dimensión diferente de las cosas, en el que podemos asomarnos a las partes más oscuras de nuestra propia personalidad. De modo que no le gusta viajar, le gusta estar en el mundo que conoce y que domina, que es el suyo. Sin embargo, hay una historia de Fellini, una historia de Fellini por Nueva York. Eh, fue cuando el estreno de las noches de Caviria. Dicen que Fellini estaba muy atraído por la gran metrópoli de los rascacielos, que caminaba por las calles en la noche. Las noches son grandes amigas de Fellini, él es un enamorado de la noche. Y que caminaba, por ejemplo, por Wall Street, por las calles de los bancos, y que los policías estaban... osservando quel straniero cittadino che non faceva che mirar i bancos e che lo avevano detenuto, è certo? Sì, sí, sì. Sí. Sono stato fermato da, dai poliziotti che sembravano quelli dei film americani che avevo visto a Rimini. Io stavo in macchina con una signora che guidava e mi parlava, si sfogava. Io capivo anche poco quello che mi diceva. Mi pare che mi raccontasse qualche cosa di divorzi, piangeva anche, guidava una bellissima macchina scoperta. Era in un coche descubierto, descapotabile, la signora le contava una storia di divorzio, giorava. Sì. Sì. Io ascoltavo senza capire molto, facendo ogni tanto dei grandi segni così, di, di assenso, di partecipazione, ma ero molto incuriosito a guardare la, le prospettive dei grattacieli. Stavo sporto così con la testa, finché mi sono sentito picchiare, bussare proprio sulla <ride> testa. E c'era a fianco a noi un'altra macchina con due poliziotti dentro ci hanno fatto segno di fermarsi. La cosa poi si è complicata perché questa signora non aveva la patente e non aveva carte d'identità. La signora non aveva documentazione? nulla. Sì, anch'io non avevo la documentazione. Fellini tampoco stava documentato? Allora siamo stati portati in un eh, più vicino posto di polizia. Io lì ho detto il mio nome, ho detto che i documenti stavano all'albergo, non mi ricordo che albergo, e, e ho detto che mi chiamavo appunto Federico Fellini e che ero il, il regista di cinema. C'era un poliziotto, un sergente di oriundo italiano, che mi ha detto, ma Fellini chi quello che ha fatto la strada? Io ho detto sì, ho detto, it is impossible, not possible. Usted se Fellini che ha hecho la strada non è possibile. Ho detto di sì, che, che ero proprio io. Allora lui mi ha chiesto di cantare il motivo che della tromba di Gelsomino. Allora io ho dovuto fare questa cosa improvvisazione musicale e accennare pa pa ri pa pa allora questo poliziotto si è messo a piangere mi ha abbracciato e mi ha fatto accompagnare in albergo con le motociclette <ride> come fosse il presidente degli Stati Uniti cioè, un gesto molto simpatico che testimonia di questo carattere così eh, in un certo senso bambinesco che hanno gli americani e questa specie di simpático modo de manifestar la loro estima verso la gente, de espectáculo en general. La historia que empezó tan mal terminó de una manera brillante, una vez que aquel policía de origen italiano escuchó cómo Federico eh, canturreaba eh, la, el tema de la estrada, eh, empezó a llorar, le abrazó fuertemente y le condujo escoltado con, con, con motoristas mm. hasta su hotel. Bien, ¿Nueva York qué le pareció? È che, che le pareciò, che, che, che le impressione hanno Un'impressione straordinaria, certamente, non è che posso liquidare New York così dicendo che non mi interessa. Mm. È, è una città che mi ha sempre lasciato così un sentimento anche di un pochino di, di, tra la vergogna e il rimorso di non avere lo slancio, il coraggio e anche l'incoscienza di accettare di farci un film, di realizzarci un film naturalmente io sono sempre condizionato da un punto di vista che è quello della, della mia professione, insomma, de, della mia indole, del mio carattere. Quindi è sempre un punto di vista di uomo di spettacolo, quindi è estetizzante. È sembrata sempre una specie di... Una città che ho sentito sempre molto congeniale, questo miscuglio tra, tra decadente e avveniristico, di, di, di città dell'antichità, come Ninive, Babilonia, Damasco, questo aspetto così faraonico, e nello stesso tempo questo aspetto da città, di, di pianeta uh, ultragalattico, questa combinazione di antico e, e di futuribile, mi ha sempre profondamente affascinato com come uomo di cinema. Ha rechiasato muchas veces, a pesar de que ha estado per para ello, las ofertas para realizar un film allá. Y en cierto modo se siente también con un cierto remordimiento por no sí. haberlo hecho. Pero en fin, hay tiempo todavía. <laughs> Gracias. Hay otra historia de Nueva York. Ya que nos hemos ido a Nueva York, vamos a quedarnos un momento más. Es una historia que está relacionada con cierto tipo de periodismo sensacionalista, con una cierta manera de hacer televisión. Y fue que... Fellini foi objeto de unha entrevista en un lugar público, unha entrevista de televisión, en la cual le hicieron preguntas que le hicieron pasar momentos angustiosos, porque eran preguntas moi impertinentes, ah, sí, relacionadas con outras personas, non con terceras personas. Si, sí, si, sí, unha entrevista que se chamaba On this, eh, una, on this una spot, unha entrevista onde o entrevistado venía sotoposto a unha serie de demandas bastante brutales. E io mi sono mi trovato in difficoltà perché, non conoscendo bene la lingua, non, non ho fatto anche confusione sulle, sul tipo di domande che mi facevano. Quindi, ma adesso mi farebbe meno impressione. Perché però, ho che opinione tiene usted su questo tipo di periodismo? Es ma impararlo. mi pare che si riferissero, si riferissero in quel momento alla storia tra Rossellini la e il Berman. Sì, insomma, quindi sì. io, essendo am molto amico di Rossellini e anche amico della Berman, queste domande che rivelavano così una specie di. Sentimento offeso nazionale perché si. la Berman aveva abbandonato l'America e eh, il marito per seguire Rossellini, mi trovavano un pochino impacciato a, a dare un giudizio su questa storia. Eh. Los años primeros di Federico Fellini, quien ha detto in alcune occasioni che è autobiográfico. Io sono assolutamente autobiográfico, Fellini dixit, incluso se me pongo a contar la vita di un pesce. Nace, come dijimos, Fellini in Rimini. En Rimini, que es una, una ciudad un poco feudal, una ciudad antigua, itálica, una ciudad muy atractiva. Y esos años primeros de Rimini son unos años en que Fellini tiene ocasión de tantear una serie de horizontes, de personajes y de mundos, que quedan ya como un sustrato, como un fermento, de lo que luego habría de irnos dando a lo largo de sus films. ¿Cuáles diríamos que son...? I ricordi più precisi e più chiari dei suoi anni infantili di Rimini, ma io passo per un regista autobiografico. Devo dire che la mia autobiografia è tutta inventata. E sto inventando, sì, quindi i ricordi più precisi sono quelli che ho messo nei film, i ricordi delle invenzioni dei film. No, no, non sono aiutato da una buona memoria. In effetti, se dovessi ripensare. Alla, appunto, ai primi anni della mia vita, o ai primi anni della mia infanzia, o della prima adolescenza, non, mi pare di non sapere nucleare nessun episodio preciso. Mi sembra che mi sia stata una specie di lunga, così sonnolenta incubazione per potermi portare poi un giorno nell'interno di un teatro di posa, lì svegliarmi e cominciare a, a inventare una. Un'infanzia, un un'adolescenza, dei ricordi che in effetti non sono tali, in quanto sono inventati. Quindi mi mette molto a disagio questa domanda di riferirmi a un'episodica dei primi anni della mia vita, perché francamente mi sembra un lungo giorno immobile, fermo, sempre con lo stesso suono, che è un suono così tra il nebbioso e l'addormentato. Quindi la mia vera autobiografia i miei veri ricordi cominciano, mi pare, proprio dal giorno in cui sono entrato in teatro di posa e ho cominciato a dire motore, azione o oh stop. su infanzia e su autobiografia, hasta entonces, ha sido una lenta e sognolienta incubación che, al llegar a un cierto momento, despertandose, produjo ya el, el, el comienzo y el origen de una carrera de invención. Pero, sin embargo, hay unas cosas que... No podemos olvidar Fellini, que es capaz de estar siempre eh, eh, contando cosas, es uno de los más extraordinarios narradores que, que se conocen hoy, es un hombre que puede estar inventando probablemente y mezclando un poco esos recuerdos del ayer con, con cosas que, que va añadiéndole por el momento. Hay algo que sí es cierto y que es preciso, que son las figuras del padre y de la madre el padre Urbano Fellini que era romagnolo sí. y la madre Ida Barbiani romana en la familia estaba completada con un hermano llamado Ricardo sí. no sí. un año menor que sí, Federico hermano, y había un personaje del que ha hablado muchas veces Federico que era un tío Alboino al que le interesaban mucho las, las, las ciencias ocultas el espiritismo la magia negra Alboino qué cosa decir un tío no, Alboino? Lei non deve fidarsi troppo delle interviste che io ho rilasciato in no passato, che, perché no. molte cose che ho inventato non me le ricordo più. E tutte le cose che ha inventato con anteriorità <ride> già si è olvidate. questa cosa lo dico Alboino, eh? – Buono, pues ese non esiste probabilmente. sì che una volta per far contento un giornalista. Ma è certo, lo de los castigos nel collegio sì, sí, che usted ha contato sì, sì, prima. Sì, sì, sono stato in collegio, in collegio di, di sacerdoti. Sì. Sí che si chiamavano carissimi, avevano quel collarino bianco che mi colpì moltissimo e che io ho messo anche, mi pare, ad Anita Eckberg nella dolce vita, e vestita un pochino come questi antichi sacerdoti di questo collegio che stava a Fano. Sì. Come la maggior parte dei ragazzini della mia generazione, allora eh, c'era un periodo tra gli 8 e i 14 anni per cui il collegio diventava una specie di stagione indispensabile, inevitabile. Eh, beh, sì. era un collegio più severo ah, era un collegio un pochino aberrante come lo sono come lo erano almeno tutti i collegi, insomma, un collegio così di tipo repressivo, dove già il fatto di essere messo in collegio già costituiva una specie di, di, di condanna. Cioè, si metteva in collegio qualcuno che doveva essere educato, quindi doveva essere cambiato, doveva essere mutato, quindi già l'ingresso era qualcosa che ricordava un pochino certe, il carcere un po' e l'educazione era l'educazione che moltissimi della mia generazione in Italia hanno, hanno avuto, un'educazione così mutilante, un'educazione castrante, un'educazione a carattere repressivo dove… Il bambino veniva guardato come qualcosa di pericoloso, di folle, come qualcosa di malato, su cui intervenire pesantemente con tutta una serie di, di schemi, una serie di codici, una serie di, di fatti educativi a carattere terapeutico, eh, ma in maniera mutilante. Insomma. Quindi una diseducazione. Era una deseducazione più che sí. un'educazione? Ma adesso è troppo facile, l'ho sempre detto in tutti i miei film, questa, questa, um, i pericoli e, e gli aspetti aberranti di questo tipo di educazione che tentava proprio di, di staccarti dalla vita e, e di, fare, di, di proiettare sulla vita tutta una serie di, di visioni deformanti, cioè un'alterazione un della vita. Il bambino era messo fuori dalla vita attraverso la scuola, il collegio, la famiglia e quindi sulla vita venivano proiettate una serie di interpretazioni che con la vita non avevano niente a che fare. Quindi questo qui è un tema ricorrente insomma, nei miei film, il pericolo di questa alienazione e di questo grosso tradimento fatto alla vita da questo tipo di educazione. Però andando avanti con gli anni mi subentra una specie di... Mh, divisione un pochino diversa, non, non rinego niente di tutto questo che ho detto in polemica con questo tipo di educazione. Voglio dire però che anche questo tipo di educazione è stata nutriente all'incontrario, cioè ha proprio provocato delle forme reattive di difesa che hanno, che hanno costituito appunto il carattere, il temperamento, la personalità. Quindi anche rischiando di fare un discorso reazionario, vorrei dire a 57 anni di, di età che anche questi con, condizionamenti sono stati in un certo senso utili. Devo, voglio fare un'altra piccola premessa. Certo, utili per chi ha la possibilità, poi attraverso eh, un certo tipo di cultura o attraverso la vita stessa, di affrancarsi da questi condizionamenti e di vederli da un punto di vista diverso. Certo, non, non so se questa operazione di, di autoanalisi, di autoterapia è possibile per tutti quanti. Voglio dire, ho un pochino ammorbidito questo mio atteggiamento di rifiuto totale di questo tipo di educazione per quanto mi riguarda. Penso comunque, in, in tutta sincerità, che sia meglio tentare di... Eh, educare il bambino a guardare alla vita con, con occhi eh, che siano i suoi, non, non con delle lenti che della vita danno una visione completamente distorta. Insomma. Bisognerebbe compiere questo miracolo, ecco quindi la necessità di maestri, ma chi li forma i maestri? Il miracolo di far crescere, far sviluppare questa pianta delicata e miracolosa che è l'uomo in miniatura, che è l'uomo bambino, eh, di, di farlo sviluppare, di farlo evolvere senza tagliarle, senza sopprimere quelli che sono i suoi misteriosi legamenti con, eh, con la natura, con, con, con le dimensioni da cui viene, da cui proviene, insomma. farlo crescere sfericamente, insomma, radialmente in tutte le direzioni, mentre invece abbiamo avuto, almeno la nostra generazione ha avuto un'educazione di tipo moralistico, verticalista, finalistico, con dei traguardi precisi, che ha certamente portato un numero infinito di persone al manicomio e altre al cimitero, che ha creato intere generazioni di nevrotici, cioè di uomini a metà, di gobbi, di nani, di, di deformi. Mi dispiace, haber fatto una chiacchierata no, no, pero ha sido un párrafo maravilloso este, nos ha encantado escuchar todas las cosas que ha dicho Fellini acerca de los niños, acerca de la infancia, acerca de la educación, de la educación que él conoció y de la educación que él sostiene que debe de ser. Entre su padre y su madre, Fellini tenía predilección por su madre, ¿no? Yo sí, por sí. mi padre, mi papá, papá era simpático. Como la mayor parte, creo, de, de los hijos, uno scopre i genitori cuando Questi non ci sono più, anche con mio padre, è accaduto così. Cioè, quando uno è ragazzino, i genitori sono delle figure un po' astratte, insomma, anche questo è un'altra conseguenza dell'educazione. Cioè, quando diventiamo genitori ci identifichiamo appunto nella figura del padre e della madre, dimenticando di apparire nella nostra vera individualità. È difficile essere padre conservando la propria individualità e quindi il bambino vede soltanto non quell'uomo particolare che è suo padre, ma il padre maiuscolo. E quindi eh, succede che non si conosca il proprio padre e non si conosce la propria madre, perché appunto l'educazione proietta su queste figure delle, degli archetipi, eh, delle figure convenzionali, delle figure astratte che impediscono la vera conoscenza. E quindi è caduto anche a me. Mi pare di aver scoperto mio padre dopo dopo, dopo la sua morte, forse il giorno stesso dei suoi funerali, così vedendo... Quello che mi ha fatto scoprire mio padre è stato proprio una, una, il volto di una donna che durante il trasporto funebre si è affacciata su un negozio, era un negozio dove vendeva, mi pare, stoffe. E questa donna, che era una bella donna, di quelle che piacciono anche a me, così formosa e non tanto giovane, ma con un volto denso di femminilità, un tipo di, di, di donna sensuale e, e potente e nello stesso tempo molto, anche con qualcosa di infantile, ho visto che questa donna piangeva moltissimo, era molto molti disperata. E allora ho capito così, mi è sembrato di intuire che probabilmente questa donna aveva voluto bene o voleva bene a, a mio padre, insomma. Ecco, questa cosa qui ha messo a fuoco un particolare che io appunto vedendo mio padre come una figura astratta di padre, non avevo pensato che potesse avere poi invece una sua vita così più segreta, più personalizzata, più differenziata. E allora mi ha preso una specie di curiosità, così, di, 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 di risalire all'indietro eh, e di far domande, quindi negli anni successivi, quando tornavo a Rimini parlavo con qualche suo amico che adesso era diventato anche più anziano e allora un po' per volta questa figura si è composta attraverso una serie di informazioni che me l'hanno fatto diventare molto simpatico, visto che mi assomigliava molto, che aveva certi aspetti del carattere che ho anch'io e quindi alla fine mi è sembrato di, di vedere finalmente un uomo una, un amico, una persona ben definita nel suo temperamento nelle sue nelle sue anche nei suoi vizi, nei suoi aspetti così caratteriali. Già, di solito è questo che viene a mancare, insomma, ai figlioli, la possibilità di vedere i genitori non come i genitori, ma come quel tale uomo con quel nome, come quella tale donna con, quel, con quell'altro nome, insomma, come delle, degli amici. Ma c'è questa proiezione reciproca di figure archetipe di padre e figlio che abbaglia. Y recíprocamente ci si se vede a través de estos esquemas que son a punto, deformantes y que impediscono un contacto auténtico. ¿Acaso, como consecuencia de esa misma educación de que hablaba antes Fellini, a los padres se les ha visto, se les sigue viendo en muchos casos todavía como esos arquetipos, como, como unos seres en abstracto? Habría que tratar de que los niños vieran a sus padres un poco como los hombres, como los seres humanos que son. Hubo naturalmente en los primeros años de Fellini muchas cosas que llamaron poderosamente su atención. Él ha contado que hubo tres elementos fundamentales que fueron el mar, el circo, el circo, el circo del que hay que hablar un poco. Usted si dijese que no ha mai visto el circo, por ejemplo. Y la iglesia. Es mentira también la historia del circo. No, no es. No, usted usted es un hombre muy mentiroso o poco Ti, 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 no, no, non è avevo è, è, vero, è, vero, è verissimo, sì. è verissimo. Quando da bambino la prima volta. Ma l'ho raccontato in un filmettino che si chiama I Clown, quello sì. che si riferisce proprio sì. a un episodio sì. autentico. Cioè. Quando da, da ragazzino ho visto per la prima volta il circo equestre, ho avuto la stessa emozione che credo che un bambino che voglia diventare prete possa provare entrando in chiesa nel momento dell'elevazione. Ecco. Io invece, senza arrivare a questa immagine così esaltata di una vita fatta di, di rinunce e di sacrifici, ho visto questa mia stessa, una specie di annunciazione. Ecco. Ho detto che i clown, la prima volta che li ho visti, mi sono sembr sembrati gli ambasciatori che mi annunciassero una, una, una vita, una carriera, una vocazione alla, quale, alla quale non potevo eh, rifiutarmi. E in eh, effetti, dico, a parte così, la retorica di questa immagine... È stato proprio così, insomma, ecco, mi è sembrato che i, i clown che quella prima volta mi sono venuti incontro con, i loro, con le loro maschere aberranti, con, con le loro sghignazzate, con quel tanto così di pauroso e, 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 co e cocass, pauroso e, e fracassone, si riferissero in maniera inequivocabile a qualche cosa che mi aspettava, che, che sarebbe stata sarebbe stata la mia vita, come in effetti è stato, insomma. È, è stato il momento della... come San Paolo a Damasco, io al circo equestre ho avuto st la stessa rivelazione della mia... della mia professione, insomma, della mia vita. Parliamo anche di un altro de dei primi anni, che sono le prime... inquietudes prime de, del niño Federico Fellini. Si è parlato... E qua che diciamo? Si è parlato di molti, si è parlato di Bianchina, de... La storia delle sei fratrici è certa? La storia di Bianchina? Sì. Sì, sì, sì. C'era questa bella ragazzetta che abitava al palazzo di fronte, che io vedevo dietro i vetri di questo quarto piano, una ragazzina che era già donna, così con un seno abbondante, e che mi ha affascinato. Sì, è stato quello che diciamo il primo amore. Però parece che usted citava, mandava unas notas citando a, la, a tal ora bajo el arco, e sí, 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 non sí, sapeva sí. come erano sei settimane quale delle sei a venire, o si sí, sapeva che era Bianchina la che veniva? Sapeva che era Bianchina? No, non ho capito sei. Ah, sí, sí, uh, sì? Ah uh, sì sì uh, sì sì, ma vedo che ha letto un sacco di roba che mi riguardano uh, e eh, si osserva. <ride> sì sì, Bianchina è stata così la, prima, la così la prima immagine, la prima figura femminile sulla quale ho, ho proiettato il solito così. Eh, slancio fantasioso di, 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 del mito così, eh, matrimoniale o, o romantico. Basta con una piccola fuga e tutto, no? Sì, sì, in bicicletta in però. In bicicletta. Sono andato fino a Cesena, la in canna. Con ritorno presto. è sì. durato pochissimo. Saraghina? Saraghina. Andate troppo al cinema voi, andate a vedere troppi miei figli. Saraghini è stata così, come ho raccontato in notte e mezzo, la prima apparizione sconvolgente del, del sesso allo stato puro. Il descubrimento del sesso. Sì, questa specie di, di, di temporalesca figura femminile, con questi capelli neri pieni di sabbia. Aveva anche de, de, siccome dormiva coricata in una specie di bunker, dove dentro però il vento portava la sabbia, portava anche delle, delle piccole pallette di spini o anche de de delle stelle marine secche, che erano andate a finire nei capelli, quindi era atteggiata già come una specie di figura di divinità ma marina o sottomarina. E questa donnona gigantesca, così che credo che si, si, si accoppiasse con, con, con i marinai, aveva questo nome Saraghina perché per le sue prestazioni generose e travolgenti, immagino, Veniva qualche volta compensata con dei cesti di pesce che si chiamava un pesce molto a buon mercato, che si chiama Saraghina. È un pesce che non vendono neanche al mercato del pesce, allora, tanto è così un pesce modesto e povero. Saraghina si chiamava così perché penso che i marinai le regalassero queste Lo con, con questo pesce con che ese si chiama Saraghina. Con questo pesce che si sì. Saraghina. Mm. E mh, come ho raccontato nel film, Adesso mi imbarazzo un po' a ripeterlo, ma vedo che lei lo vuol sapere. Questa mh, signora per, ha, ha danzato per noi ragazzetti eh, dietro un compenso di alcuni bottoni d'oro che abbiamo staccato alla divisa da Marinaretto. Allora andava in voga un, una, un abitino con cui quasi tutti i bambini erano vestiti. Tutti i bambini erano vestiti da Marinaretto. Con dei bottoncini d'oro, Con il bottone dorato, sì. Allora ci siamo riuniti in 4-5, ci siamo staccati tutti i bottoni, abbiamo fatto una ventina di bottoni dorati, li abbiamo dati alla Saraghina, ma eravamo piccolissimi, avevamo 7-8 anni, quindi non potevamo pretendere altra prestazione di quella che ha fatto. Era niños de 7-8 años. Che è consistita appunto in una specie di danza così sgangherata, con questo sederone e queste tettone balonzolanti, ma che però a tutti noi 7-8 ha fatto un'impressione molto traumatizzante. La di Giulietta si produce nel 1942 e si produce adesso in una maniera molto curiosa. Eh, Fellini ascolta la voce di Giulietta Massina in radio e dice che a partir da quel momento la voce le, le gustò tanto che amò a Giulietta. È vero? Sì, sí, è un contesto. Io scrivevo delle, delle scenette per la radio e una serie di queste scenette, scenette eh, raccontavano le avventure di due sposini giovanissimi chiamavano Cico e Pallino, guarda i capelli, quella ha voluto mettere quel controluce perché mi fa vedere tutta la pelata, non c'è stato verso di farglielo levare, ma comunque. Allora, ehm, ecco Giulietta era attrice giovane della RAI e interpretava il personaggio di questa sposina Pallino, siamo conosciuti e la cosa mh, è stata di una estrema spontaneità, siamo sposati poco dopo come se fosse qualcosa di, di già scontato, cioè come se fosse un copione già preparato e che dovevamo recitarlo e viverlo insieme, perché la cosa ha avuto una, una estrema naturalezza e siamo ancora sposati. In eh, Giulietta una immediata, una immediata comple, complementazione, compenetrazione, no? Sì, o anche diversità. O diversità, ecco. sì. E poi le gustò molto anche l'intorno, la l'atmosfera della famiglia, della casa di Giulietta, dove usted solia ir molto a menudo a conversare, no? Sì, Giulietta viveva con una zia, non aveva genitori, nemmeno lei mm -hmm. con sé. E questa casa della zia era una casa molto confortevole, di una borghese, insomma, abbastanza ricca. Era una casa come io non avevo mai avuto, insomma, una casa con una cameriera, un cameriere. C'erano dei ritmi tranquilli, insomma. nella mia soggiorno romano prima dell'incontro di Giulietta io ho vissuto così in una maniera classica e obbligatoria per ogni tipo di artista, cioè in una maniera un po' bohemienne cambiando spessissimo albergo, perché non pagavo il conto. Aveva vissuto in una maniera boemia, un po' a salto di mata, cambiando di pensione e di hotel, perché non poteva pagare. Ma anche con il gusto e la consapevolezza di vivere in questo modo, cioè, vedevo che era giusto fare così, anzi ero molto contento che mi succedessero queste cose, perché mi sembrava di inserirmi perfettamente nel tipo di, di biografia tipico del, del, dell'artista. E stava dentro della de idea topica di quello che deve no. essere la biografia di un artista. E allora dopo questi tre o quattro anni così di vita un pochino sgangherata, cambiando spesso appunto appartamento o albergo e girando l'Italia con una piccola compagnia di riviste. Ronaldo Fabrizi? Ronaldo Fabrizi, sì. L'atmosfera, la, 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 la quiete, la calma di questo appartamento borghese, dove si mangiava benissimo anche oltre a una cuoca en straordinaria. In aquella casa borghese elegante. Eh, il dover rispettare certi orari, eh, certe convenzioni, mi ha da dato una, un, un tipo di, 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 di calma, di, di, di consolazione, sì. o di, di conforto che mi è piaciuto. Eh. Sì, dire, non è che mi sono sposato perché si mangiava bene. No, no, Eso es, además. Adesso, cioè, che ha significato Giulietta eh, nella vita di Federico Fellini, ora che è già tanti anni, 34, del matrimonio? Sì, io, in generale, tendo a evitare questo tipo di, di, di visione consuntiva, questo rendiconto, cosa ha significato quello, cosa ha significato quest'altro. Cerco di evitare perché mi trovo sempre un pochino imbarazzato, non so mai bene che cosa concludere. Poi siccome mi sembra sempre di essere in colpa di qualche cosa, evito di farmi dei, dei, dei resoconti. Ma penso che Giulietta abbia rappresentato così una compagna di, di viaggio e una compagna di vita molto rappresenti, una compagna di vita molto giusta, congeniale. E Certamente è un matrimonio che ha avuto dei momenti difficili come tutti, insomma, ma che mi sembra che si sia equilibrato su un rapporto di rispetto reciproco e che permette una crescita spontanea anche nelle differenze inevitabili. E poi è stata così l'ispiratrice e l'attrice la, di, di alcuni film miei. Quindi anche un'attrice molto congeniale, cioè Giulietta. A quel tanto di, di, di claunesco, quel tanto di estremo, di, di, di un'espressività che la fa immediatamente personaggio, secondo degli stilemi che mi sono pertinenti, che mi sono congeniali. Quindi, è, è un'attrice che si esprime con una un esemplarità, una esemplificazione così totale. Que appartiene insomma, al, al mio modo de hacer espectáculo y de contar historias. Al año o dos años del matrimonio tuvieron ustedes un hijo, ¿no? Ah, sí. Un hijo que creo que nació exactamente con los mismos ojos y el, el mismo aire de Giulietta. Sí, sí, eh, asomillaba mucho a Giulietta, sí. Mm. Un hijo que perdieron a los 15 días. Hablamos ahora de Fellini ya en su carrera cinematográfica. Empieza como guionista en los años 43, es guionista de una película para Matt la última Carozella. En el 45 Roma città aperta con Rossellini, con el que había de trabajar durante algún tiempo y que ha sido, pienso yo, uno de los grandes amigos personales sí, de sí, Fellini. Sí, sí, sí. Tutora, muy amici, con mucha estima y e simpatía y e respeto de Roberto. En esta época de guionista se inscriben otros muchos títulos. En el 46, El Delito de Giovanni Episcopo. En el 1946, Paisa, también con Rossellini. En el 47, Senza Pietà, con La Tuada. En el 48, El Miracolo, creo que fue con Rossellini también. En uh el -huh. 48, In Nome de la Leche. 49, El Bulido del Po. 50, Francesco Giulare di Dio. En el 50, El Camino de la Esperanza. En el 51, La Città si difende. En el 52, Il brigante di tacca del lupo, y también en el 52, con Rossellini, Europa 51. Cuánta roba, ¿eh? Cuanta. <laughs> como director, y ya como, como realizador de un cine propio, de un cine de autor, en 1950 codirige con Alberto la actuada Lucci del Varietà, Luces de Variedades, donde un poco se recogen las experiencias de esos sí, sí, viajes y era, era un fin que contaba un poquito, en parte inventando, en parte recordando, veramente certe aventuras durante aquel periodo que ha seguido esta pequeña compañía de riviste en giro por Italia. Ahí ya empieza a aparecer el universo de Fellini, ya se, se, se muestra un poco su gusto por el barroco, su gusto por una cierta bohemia, su pintura de los regresos a la, a la realidad. Viene la siguiente película en 1952, El Jeque Blanco. Los críticos han dicho muchas cosas diversas de esta película. Han dicho que ha sido un poco como un ejercicio previo de purificaciones, de, de liquidación de los resentimientos, de los posibles rencores, para dejar su universo limpio para acometer el cine posterior. ¿Hay algo de eso? il film quando uscì ebbe una pessima accoglienza critica fu un film che... Tuo critica. Sì, sì, anche il pubblico non non, 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 non piace il pubblico Anche perché è un film che andava un pochino controcorrente, contro era un film che prendeva in giro, faceva la parodia, era la satira di un certo anche di un certo modo di fare il cinema, cioè era un film che voleva mettere in Berlina e, e in luce certi aspetti così sentimentali del, La rivista del, del corazon, sì, lo scumetti come degli italiani ecco. Italiano, sì, Quindi era un film romano. che andava contro certe attese, certe inclinazioni del pubblico Ahì apparecchia già Giulietta Massina in un papel episodico Sì, faceva una piccola parte, Si sì, sì. faceva appunto Cabiria che è un personaggetto di una prostituta, una specie di folletto notturno così fantasioso e, e bambinesco e infantile, e che poi ho ripreso in un altro film, dedicandolo a un film intero, che era appunto Le notti si. di Caviria. Nel 1953 viene già I Vitelloni, che ha sido tradotto in spagnolo come Los inútiles, anche se non sia una parola esattamente corrispondente sì, sì. no perché moralistico diventa sì, lo sinutile sì. ma anche in Italia quando si trattò di distribuire il film la società distributrice italiana non voleva questo titolo perché lo considerava un titolo strambo stravagante e anche lì c'è stato il tentativo che io ho cercato in tutti i modi di, di, di non portare a buon fine di suggerire un, un giudizio moralistico anche lì volevano chiamarlo i vagabondi i fanulloni Buoni a nulla, tutta una serie di titoli che tendevano a esprimere un giudizio moralistico su questi personaggi. Ma io mi sono opposto ed è rimasto il titolo dei Vitelloni. Anche in Francia uscì che si chiamava Les Inutiles, o come mm -hmm. qui. Ma dopo, poi mi sembra che è ritornato al titolo originale. Los viteloni, jóvenes eh, parásitos, jóvenes hijos de papá, gente de provincias, holgazanes, vagos, que viven de la familia y que pasan el invierno un poco esperando a que llegue el verano para hacer el amor a las extranjeras que llegan a las playas y para hacer un poco de Latin lovers, ¿no? Sí, cierto, de una, una imitación, una de imitación de la del Latin, Latin lovers. Después tenemos en 1954 La Estrada, que es una de las películas, en fin, que en España concretamente tuvieron un éxito más arrollador de Fellini. Gelsomina vendida al feriante Zampano le acompaña en sus turnés. Es un film que fue muy atacado por la crítica izquierdista en Italia. Sí, fue atacado porque en quel periodo, así... porque siamo sempre un po' exagerati, viviamo sempre en Italia, così, através certi... Schemi, cioè una identificazione immediata negli atteggiamenti, ci rappresentiamo sempre all'estremo in tutti i sensi. Quindi, allora c'era appunto la, la, la scuola neorealistica, che poi secondo me eh, eh, si può riferire soltanto a Rossellini: il vero neorealismo, le altre erano delle. Un cinema così realistico alla. alla come era stato il cinema veristico francese prima della guerra o durante la guerra. Allora, in ottemperanza, in ossequio a questo cinema che doveva raccontare senza intervenire eh, l'aspetto così sacro delle cose, cioè su questo grosso equivoco eh, estetico, La strada sembrava, sembrò un film alla critica di sinistra. Che, sì, che tradiva il neorealismo esatto. e riproponeva pericolosamente così certi personaggi o certe atmosfere che la guerra avrebbe dovuto spazzar via. Mi, sembrava, mi, sem mi sembrò che la critica prendesse un grosso abbaglio, insomma, che guardasse in una maniera re troppo restrittiva politicamente il film, e quindi. Il bidone. Es la historia de unos estafadores que viven de la credulidad humana, que pasan una serie de infortunios y cuyo jefe muere trágicamente. Es una obra más áspera que la anterior. Se ha dicho que es profundamente cristiana y que incluso tiene ciertas alusiones muy claras a la condenación del alma. Son personajes determinados por una absoluta frustración. Ha habido un crítico que ha dicho que los bidones... O los bidonistas son los pitelonis que se han Envejejos. hecho viejos, envejecidos. En 1956, Las noches de Caviria, la historia de esa prostituta romana que cree haber encontrado el amor en un empleado al cual le confía todo su dinero y que resulta ser un estafador y Caviria tiene, tiene que volver a la calle. La dolce vita, La dolce vita... Si è ha parlato tanto della dolce vita. Mm. La dolce vita ha gravitato durante un largo tempo sulle spalle molto anche e poderosas mm -hmm. di Fellini, e io credo che, anche se ha assumito tutto ciò che ha significato la dolce vita, in alcuni momenti ha arrivato a pesarle. Ha pe ma ha pesato soprattutto per ragioni fiscali, per, per le tasse, Per fiscali, che, sì. Perché perché mi hanno economico. confuso <ride> con il produttore della dolce vita, e quindi è cominciata un'autentica persecuzione. Cambiandomi con quello che con questo film ha fatto una fortuna, ma che non ero veramente io, in quanto io ero soltanto un regista. No? Ma no, proprio di no, anzi, è un film che ha avuto delle traversie produttive talmente avventurose e così, e così protratte nel tempo che mi ha portato via un sacco, quasi due anni per farlo, prima prepararlo, poi trovare il produttore, cambiai 11 produttori, quindi è stato tutt'altro che un film. vantajoso desde punto de vista económico, o del compenso. Fue una larga lucha, pero fue un film que compensó por el éxito, y sobre todo hacia el productor. En 1962, en Boccaccio 70, un episodio, Las tentaciones del doctor Antonio, un film cerrado dentro del universo feriniano, en el que se ve tanto un divertimento como, en cierto modo, un ajuste de cuentas. Y llegamos a Otto emezzo que es la historia de un cineasta hastiado que revive su infancia, que encuentra a su amante, su mujer y una criatura ideal, todo ello soñando y dirigiendo una película. ¿Cómo diría usted que es eh, una pequeña explicación de lo que usted ha querido decir en 8 y Mezzo? Ah, son pasados tantos non no me recuerdo tanto bene que cosa he dicho allora. Ma sì, Otto e Mezzo è un film così che tenta di, di, di far diventare storia, far diventare personaggio, è eh, l'ambiente in cui vivevo e, e anche così l'aspetto professionale de, de, del mio lavoro. Insomma, è, è un film sul film: è un film sui sobre, sobre film, sobre su suo sobre proprio lavoro, su sua professione. En el que, sin embargo, también se cuenta implícitamente el infierno de nuestro siglo, dijo Feldini que era una estupenda confusión en la que se mm. siente vivo. 1965, Julieta Degli Spiriti, Julieta de los Espíritus, una mujer perdida en sus sueños que descubre la infidelidad de su marido, obsesionada por ciertas dolorosas impresiones infantiles sobre el sexo, la religión y el pecado. Hay aquí ya un delirio onírico fascinador donde la invención brota constantemente con una proliferación de visiones que brotan unas de otras chocan se entrelazan se armonizan y nos encantan como un poema un concierto o un ballet tuvo un éxito enorme en el Festival de Venecia de 1965 y también ahí Julieta está extraordinariamente dentro del mundo feliniano 1968 historias extraordinarias un episodio inolvidable Dentro de toda la filmografía de Fellini que es el de Toby Dammit, basado en la novela de Edgar Allan Poe No apuestes nunca tu cabeza con el diablo. En 1969 Satyricon, que acaba de estrenarse en España, es el descubrimiento de un universo desconocido, una excitante fabulación en torno a la romanidad y una pintura futurista en la que unos personajes extraños a su medio asisten al final de todas las cosas. Está basado en el libro de Petronio pero hay naturalmente una recreación. Hemos eh, hablado anteriormente de una película que él hizo por encargo de la radio televisión italiana, La Rai, Los Clones, donde eh, Fellini, como nos dijo anteriormente, está recordando un poco, un poco aquellos eh, hechos de su infancia, donde él conoce ahí al clon, que es la elegancia, lo describe como la armonía, la inteligencia, la lucidez. Y por otra parte, el Augusto, que es el vagabundo, el pordiosero, el desarrapado. Y el niño se identifica siempre con el Augusto, que hace todo lo que a él no le dejan hacer. Hablemos de Roma, 1972. Película que no pretende la reconstrucción de la historia de Roma, sino evocarla a través de las impresiones con las que lo ha conocido y conceptuado. Bueno, de todas estas películas hay innumerables libros, algunos de los cuales tenemos aquí, y aparte de ellos. hanno sido escritos otros muchísimos libros acerca de la obra di Fellini. Che eh, si, ha significato Roma para, para usted, che ama tanto a esa ciudad. Ma Roma nacque come un progetto per la televisione, veramente. E, però dopo l'esperienza dei clown, che fu un pochino deludente per me nel rapporto proprio con il linguaggio televisivo, mi sono accorto che non ho abbastanza umiltà per, per eh, dispormi in una maniera felice, positiva di fronte al, al piccolo schermo e mh, allora questo progetto che appunto faceva parte di una serie di special da fare per la televisione tra cui c'era anche Roma si è poi eh, dilatato e diventato invece un film e ho tentato così di dare una mia in interpretazione fatta di Ricordi scolastici, cioè questa visione ridicola e dilatata pompieristicamente di Roma, come ci arrivava in provincia, specialmente a scuola. Poi i ricordi della Roma di prima della guerra, cioè la Roma così come mi era apparsa quando nel 1937 o 1938 ci sono arrivato per la prima volta. E poi c'era una terza parte nel film che tentava di raccontare la Roma di oggi vista da un cineasta che tenta di raccontare la Roma di oggi, quindi c'era anche questo aspetto così tra il parodistico e l'autodocumentaristico di una piccola troupe capeggiata da me che raccontava appunto il raccordo anulare o villa borghese o la, la metropolitana con l'incontro così con queste dimensioni sotterranee dove c'erano gli antichi affreschi di una villa patrizia pagana. Era questa mescolanza di, di, di ricordi, e di, di supposizioni e di, di finto documentarismo sulla Roma attuale. 1973 a Marcor, che in dialetto, credo che romagnolo, quiere. Sì, decir... de Mi ricordo, me recuerdo. Me acuerdo, me recuerdo. Ahí están de nuevo Fellini e sus sueños eh, consigo mismo, sus recuerdos, su adolescencia, sus gentes de Rimini. y el telón de fondo del fascismo mussoliniano de los años 30. Amarcor aglutina una espléndida galería de personajes, tipos, lugares, símbolos en torno a la figura de Titta, adolescente que vive los primeros pasos de su juventud. En 1976, y llegamos ya al último film de Fellini, Casanova. Casanova, dice Fellini, él nos lo dirá ahora, Hay que reinventarlo enteramente. Le veo como un vejestorio embrutecido, ajado, inadaptado, guiñolesco, como un italiano prisionero toda su vida en el vientre de su madre, del que nunca ha sabido salir. ¿Es sí. esa su, su visión de Casanova? Dunque, he chiacchierado tanto su Casanova que ahora tentare de recordarme todo lo que he dicho diventa un impresa desesperada. <laughs> No, è un film nato così anche mio malgrado in un certo senso cioè è un film che ho subito ma che però alla fine non, non mi pento di aver fatto prima di tutto perché l'ho fatto e poi ci ho passato quasi tre anni a farlo quindi sarebbe un, una specie di rendiconto un po' imbarazzante dover constatare che tre anni sono passati così a fare una cosa che non mi piaceva ma io ho fatto delle dichiarazioni contro il personaggio che però non, rinnego, rinnego in questo senso voglio dire ci sono delle, dei film o dei libri delle operazioni così creative che nascono sotto il segno della, del, della simpatia dell'innamoramento, dell'amicizia, dell della curiosità e altri invece che nascono possono nascere sotto il segno l'atmosfera della frizione del disaccordo, dell'antipatia non vuol dire niente questo, vuol dire che sono degli atteggiamenti diversi, un modo di confrontarsi con, con la propria creatura, con, con la propria fantasia, che sono all'opposto. Forse il, questa mia specie di, di, di puntare i piedi, questo mio insultare il, il protagonista, questo mio... Eh, offenderlo, fare dichiarazioni che se fosse, se fosse stato vivo mi avrebbero indubbiamente fruttato parecchie querele <ride> o forse anche un duello. Sì. Penso che sono stati più o meno consapevolmente un, un modo per esorcizzare questa figura imprecisa o che almeno a me risultava particolarmente imprecisa perché imprecisa, imprecisa in quanto Casanova è un termine un po' è un personaggio astratto, cioè è un mito, e come tutti i miti ha quel tanto di indefinito, di indifferenziato, di collettivo che è il contrario della individualità, della personalità. Allora, volendo raccontare questa specie di simulacro fatto di vuoto, ma che però un vuoto potente, come tutte le cose astratte che raccolgono così le proiezioni di una collettività, come certe parole, come patria, amore, poesia. Era, era uno, un, uno scontro, il mio, per cercare di definirlo, di precisarlo. Penso che alla fin fine questa mia sequela di insulti, questo mio modo di offenderlo, questo mio, mio modo di non considerarlo, mi sembra adesso che, fosse, si potesse, che forse si può interpretare come offenderlo per farlo venire fuori, insultarlo al punto tale per cui questa cosa buia, questa, cosa, questa forma non precisata, sentendosi così vituperata, così offesa, alla fine apparisse per dirmi ma insomma cosa vuoi da me? Guardiamoci in faccia. Ecco. Un provocarlo per farlo venire fuori. E in fondo un pochino è stato così. Alla fine, a forza di manifestare il mio disprezzo, la mia disapprovazione, il, a forza di insultarlo, mi è sembrato che questa nebbia di uomo, questa oscurità, questo simulacro buio, si precisasse nella figura che ho rappresentato. Esse mi mito, pare... Ese mito astratto di Casanova, esa figura eh, neblinosa, indecisa. ha tratado de precisarla, de darnosla de una manera concreta, desmitificándola, y esta manera de provocarle, de hablar eh, de una manera agresiva contra el propio personaje, contra Casanova, quizá ha sido una manera de, de lograr que, que a la provocación haya respondido Casanova apareciendo realmente tal cual es. Pero quizá Casanova se ha vengado, porque se atribuyen toda suerte de catástrofes, E de incidentes a esta película: accidentes, fracturas, robos de coches, infartos, el robo de una serie de bobinas de negativos del film, de tal manera que pareció que en un instante eh, Casanova estaba tomando cumplida venganza. Vendetta. vendetta. <laughs> Los premios más importantes obtenidos por Fellini fueron León de Plata por Irviteloni en Venecia, el 53, León de Plata por la Estrada, el 54. Oscar a la mejor película extranjera por la estrada del 55. oscar el 57 a la mejor película extranjera por las noches de Caviria. El mismo año, premio Ofic en el Festival de Cannes por las Noches de Caviria. En el 63, Oscar a la mejor película extranjera, Otto Emezzo. En el mismo año, Gran Premio del Tercer Festival de Moscú a Otto Emezzo. En el 75, Óscar a la mejor película extranjera, Amarkor. Parliamo del barocchismo, tutto il mondo parla del barocchismo. Parliamo del barocchismo, anche Il barocchismo, De Feldini. Ma io le definizioni le subisco, le accetto, ma non mi sono ancora... <ride> ma non... Sì, Vedo, leggo spesso un che de, de Parlo del barocco de nel senso di una specie en fin. di, di qualcosa di spiralesco, di contorto, di labirintico. Eh, penso que sea sí, una definición como tante otras que pueden ser pertinentes, como dirme, también surrealista, oppure realista. O... Hay una preocupación por el sentimiento de la soledad humana, sobre todo. Es decir, yo pienso que toda la obra de Fellini es una busca del alma, del alma humana y en cierto modo. della soledad in che gli esseri umani vivono incluso dentro dei gruppi a che stanno ascritti. No? Io, io diffido moltissimo sí? da tutto quello che diventa improvvisamente così filosofico, uno spiritualista, quindi quando, come lei si esprimeva poc'anzi, parla dei miei film come tentativi di rappresentare la solitudine de, della creatura umana, è, sì, è un'altra definizione, è un altro commento. che accetto nei momenti di buon umore, altro anche lusingato, ma in generale sempre un pochino diffidente, insomma. Me gustaría saber que piensa usted, por ejemplo, sobre la muerte. Non mi son preparato a questa no domanda. Non sono preparato. Sobre la mujer. Sobre la mujer. E che significa? La, la, mujer, la... Cosa, la, moglie, la no? mujer, Sí las mujeres. La... El sexo la femenino, las donnas. Ma invece di preoccuparsi che cosa significano queste cose, cerchiamo di viverle senza trovare i significati. insomma. Non è... Tentare di dare una risposta a che cosa significa la donna mi sembra di una tale la pre presunzione da, da sconfinare proprio la follia. Non... La amistà, usted ha llegato a tener grande La donna amici. è unita. che vuol dire? L'amicizia. La ah, no, ma parliamo ancora della donna. Guarda, bueno, parliamo della donna. <ride> Voglio dire riferirsi, tentare di definire che cos'è la donna, mi sembra un'operazione proprio sicura. No, no, che ha significato per usted? Ma tutto, 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 insomma, la donna è la vita, è una specie di mare immenso in cui navighiamo vedendo nella donna la nostra confusione, la nostra oscurità, non facciamo che proiettare sulla donna la parte nostra che, 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 che è più buia, che è più sconosciuta. Insomma, mi sembra... Qualche cosa di, di insostituibile. Non è d'accordo che la donna è insostituibile. Sì, 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 sì assolutamente d'accordo. Parliamo un poco di alcuni grandi del cine a cui usted non so se sé conosce, ma che seguro si sí conosce per sua opera. Personalmente, conosce usted a Ingmar Bergman? Sì, sì, siamo conosciuti perché tempo fa eh, mm. ci eravamo scritti così, scambiandoci de, delle letterine piene di, di amicizia, di simpatia, di stima reciproca. Poi, un produttore americano ebbe l'idea, che poteva essere anche una buona idea, anche se era venuto in testa, un produttore americano: di farci fare un film insieme su un tema comune sviluppato. Lui, è protestante nordico svedese, io, africano cattolico del sud. E il tema era appunto la donna. Sì, mi pare la donna. Questo progetto ci entusiasmò a tutte e due. Berman accettò di venire a Roma facendo anche un gesto eroico perché non ha, credo che non avesse mai preso l'aeroplano non aveva mai lasciato non soltanto aveva mai lasciato la Svezia ma neanche l'isoletta dove abitava fa. e fu un gesto, un omaggio proprio all'amicizia che sentiva per me cosa di cui gli fui molto grato perché io invitato poi ad andare all'isoletta di Faro ho trovato sempre un sacco di scuse e non ci sono mai andato lui invece è venuto a Roma un paio di volte parlamo con molto entusiasmo questo progetto venne annunciato alla stampa anzi nella conferenza stampa lo improvvisammo anche un po' così nelle linee generali, poi dopo non, non si realizzò questo progetto, forse il produttore americano si pentì, eh, ebbe paura eh, e il film non si fece più. Comunque è rimasto un rapporto di, un rapporto di amicizia fiduciosa, mi fa piacere pensare che c'è un artista come Berman che continua le, le sue ricerche, che racconta dei suoi fantasmi, delle sue paure, delle sue donne, come fa piacere insomma, che ci sia, che, che l'autore, cioè il cantastorie, chi racconta delle storie, chi racconta se stesso, chi racconta i propri incontri con, eh, con lo sconosciuto, col mistero, sia così sparso in, in tanti esemplari, in, tante, in modo da sentire quasi un'anima comune. Cioè, eh, io penso che Borges abbia ragione quando dice che in fondo. Esiste un solo artista che si è incarnato in milioni di esemplari. Questa eh, immagine affascinante, questa ipotesi così straordinaria, proprio degna di lui, mi sembra molto, molto giusta. È una pena che non sia stata fatta questa produzione congiunta, questa direzione congiunta, questa opera congiunta Berman eh, Fellini. Perché l'idea è straordinaria, è bellissima. Sì, ci doveva essere anche Kurosava in un primo momento, dovevamo essere seri e diretti con sì. Kurosava. Sì. Ma poi Kurosava in quel periodo credo che si ammalò e si ritirò, così poi restammo appunto in predicato Bergman e Dio, poi non si fece niente. Qual è la sua opinione su Buñuel? Buñuel ho la, la stima totale, una grande ammirazione. Prima di mi è molto simpatico, così umanamente, perché questo suo modo così di, di essere rimasto ragazzo, anche, non è che sia vecchio, ma insomma abbastanza avanti con gli anni, questo suo modo così spregiudicato di non identificarsi in quello che ha fatto, questo suo modo così autentico e, e virile anche, di restare se stesso e, e così fedele a se stesso, ha tutta la mia solidarietà, tutta la mia simpatia. E i film che ho visto di lui mi sembra che siano film estremamente importanti, insomma, che fanno parte proprio della storia del cinema. Mi sembra proprio un autore cinematografico di quelli verso i quali io provo la più profonda stima e, e congenialità. Chaplin? Beh, Chaplin è, è, è difficile è come parlare di papà natale, come se lei mi dicesse, appunto, entriamo in una specie di, di, di astrazione. Non... Chaplin è il cinema, insomma, il primo rapporto col cinema, almeno quelli della mia generazione. L hanno avuto appunto attraverso i film di Chaplin, quindi è quasi ingiudicabile, non, uno ha la, la riconoscenza e l'affetto e la stima un po' superstiziosa appunto che si può avere per certe figure mitiche. Chaplin è ingiudicabile, è il fine. E in quanto ai famosi eh, direttori italiani che comparten usted, la emozione e l'amore per il figlio. C'ho molti amici e molti colleghi che, che stimo. Insomma. In generale io ho molta, molta stima e, e simpatia e, a, e solidarietà per tutti coloro che cercano di, di esprimersi, cioè che riescono a esprimersi ciascuno con i nostri limiti. Chi riesce proprio a, a dirmi qualche cosa di sé, cosa, non le cose che so già o le cose che generiche che sanno tutti, ma chi riesce, insomma, anche, anche goffamente, sgangheratamente, ma a far testimonianza di un suo modo di porsi davanti alla vita, mi sembra che… mi sento immediatamente fratello, amico, mi, mi interessa, mi incuriosisce, mi arricchisce. E tra i colleghi del cinema italiano, a parte Rossellini, che è una specie di Adamo, specie di progenitore da cui ciascuno a suo modo… E' è, del, è de, disceso, la epoca, sì. sì. Ne è molta stima per questa, appunto, per questa costanza, questa coerenza e questo suo modo puntuale, preciso, quasi fanatico di, 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 di riferirsi a se stesso, che è Michelangelo Antonioni. E anche Lu Lu Visconti era un autore che apprezzavo molto per questa generosità e anche per questa umiltà. Perché Visconti era proprio qualcuno che si preoccupava in maniera quasi ottocentesca del pubblico, era uno che voleva raccontare, arrivare, era un signore della messa in scena: raccontava tutto, i personaggi, i mobili, le tende. Questa generosità, questo tentativo di, di essere chiaro e di, di, e di arrivare a commuovere, interessare attraverso una tradizione narrativa appunto ottocentesca, melodrammatica me lo faceva molto simpatico ed era questa la forma di umiltà che più apprezzavo, cioè l'umiltà dell'artigiano del, dell che cerca di far bene il suo lavoro. Ecco, io ho molta stima per chi lavora bene, proprio lavora nel senso... Mi ricordo che mio padre quando voleva fare un complimento, credeva di fare un complimento a un attore, quando andavamo a teatro... Diceva che questo qui aveva lavorato bene. Che viene lavorato. Che lavorato. Ecco, in generale c'è molta stima per chi proprio fa bene il suo lavoro, cioè si mette davanti al proprio lavoro con quella umiltà e quella consapevolezza di dover riferirsi a qualcuno, di dover arrivare a qualcuno rispettando proprio le regole del gioco, senza, senza barare e senza arroganza e senza presunzione, chi riconosce che per esprimersi bisogna passare attraverso il lavoro, cioè un lavoro fatto di impegno, di scelta, di selezione e, e di amore. Per me mi final... chiama fondamentalmente a tutti coloro che fanno bene il suo lavoro, coloro che lo fanno con rigore, con amore, con dedicazione, con interesse. Eh, ha tenuto usted qualche frustrazione in sua vita? Interviste. La sempre vista. Sto scherzando. <ride> <ride> frustrazione, ma certamente eh, bisogna avere le frustrazioni. Senza frustrazioni, come si può fare qualcosa? È necessario. La frustrazione è, 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 è un punto di partenza, la frustrazione è un trampolino, la frustrazione è la pista di, una, di un aeroporto. Non, è, no, non bisogna farsi schiacciare dalle frustrazioni, ma se uno riesce a convivere con le proprie frustrazioni, mi sembra che abbia. Faccia il suo mestiere di uomo. De Spagna, sabe usted poco, sabe e usted non so mucho, quasi niente. casi niente. y ha venido usted muy poco por aquí, ¿no? La última vez hace 20 años. Sì, sono venuto per le notti di Cabiria, proprio vent'anni fa, e, e poi non ho avuto ho un ricordo molto fascinoso, forse un pochino riduttivo, mi ricordo appunto le notti spagnole. E quell'aria un po' onirica che avevano le strade piene di gente alle 4 del mattino, insomma, mi sembrava proprio che questa, è la Gran Via, con tutti i caffè, con i bambini piccoli, e donne anziane, sedute, quando cominciava ad albeggiare, mi sembrava affascinante appunto per quel tanto di, quello slittamento verso una dimensione no, non reale. So. E poi ho fatto un viaggio in macchina da San Sebastian a Madrid e mi ricordo queste queste grandi sartere. solitudini questo, questo qualche convento qualche, cioè una visione un po' mediovale affascinante per, per me che vivo appunto più, più nell'immaginazione che nel concreto ma non, non, non saprei che altro riferire tranne appunto ai, ai grandi scrittori ai grandi pittori della vostra storia d'arte eh, credo che l'italiano abbia una, una grande legamento profondo con lo spagnolo insomma, che dall'altra parte hanno dominato il nostro paese per moltissimi anni creando proprio riproponendo la Spagna in quasi tutto il sud dell'Italia insomma in Napoli e la Sicilia credo che ci sia un, un, un legamento molto profondo cioè un riconoscersi in qualche cosa così appunto di cattolico e quindi di minaccioso, di processuale di, di... credo che c'è qualcosa che ci unisce profondamente Y a partir de este momento, ¿qué se propone hacer Fellini? ¿Más cine? A partir de este momento, yo, un, apunto, un contrato, he preso un anticipo, quindi, un si no voy a restituirlo, me toca hacer un otro film, que estoy preparando. Y así seguiremos todos, inmersos en la poesía, en la maravilla, en la magia, en el barroquismo, en la emoción del cine de Fellini, el cine, uno de los grandes eh, cines de este siglo, uno de los grandes creadores, un gran director. Un hombre encantador che ha venuto a estar due días in Madrid per parlare con Spagna, per parlare con ustedes, per confessarsi, per analizzare un poco su vita e riflessionarvi sulla sua vita. La ringrazio, la ringrazio di questa presentazione usted. e conclusione così trionfalistica. Non so bene che faccia fare mentre lei mi dice tutte queste cose così cariche di ammirazione e di stima. La ringrazio di aver tradotto con tanta pertinenza le mie chiacchierate un po' prolisse e sgangherate, ma d'altra parte. Quando comincio a chiacchierare si vede che subentra in me proprio quell'archetipo del cantastorie, del contafavole, quindi tendo sempre a dilatare i tempi. È stato molto gentile, è stato un piacere, grazie, buona fortuna. Grazie, grazie per tutto per noi, Hasta si.